Buonasera a tutti, sono Flora Ferrara, sono direttore della Fondazione IBM Italia, sono master in mentor, sono stata per 2 anni esperto del team per la trasformazione digitale, per chi lo conoscesse con Diego Piacentini prima e Luca Attias adesso, sono una nerd, colei mi raccomando, da sempre, sono una diplomata in informatica, una laureata in informatica, sono un'inventrice di 17 brevetti, sono stata chiamata perché ogni anno ho l'onore di essere chiamata, invitata a questo evento perché è definita una delle Ada Lovelace italiane. E siamo tantissime donne del mondo dell'informatica, anche se non sembra, perché poi alla fine siamo molto timide e rimaniamo negli angolini. In questa giornata, diciamo prima che siamo un po' in ritardo perché normalmente l'Ada Lovelace si festeggia il secondo giovedì di ottobre di ogni anno, da quest'anno è stato fatto l'8 di ottobre, con qualche giorno di ritardo la stiamo festeggiando. Ma chi è Ada Lovelace? Ada Lovelace è la madrina della programmazione. In realtà l'informatica è donna, perché la prima donna a creare un algoritmo, il primo essere umano a creare un algoritmo è stata una donna, ma tantissime altre cose sono state create da una donna. Internet è nato da una donna, i compilatori sono nati da una donna. Anche dal punto di vista grafico, il primo videogame grafico è stato creato da una donna, la parola bug, famosissima tra gli informatici, è stata creata da una donna, le icone, la clessidra e ad esempio la letterina sono state anche loro create da donne. Quindi io amo dire che l'informatica è donna, mi spiace per gli uomini presenti. E questa giornata festeggiamo Ada Lovelace, era figlia di Lord Byron, ma lei non ha preso il cognome del padre, ma ha preferito prendere il cognome della mamma. La mamma era una grande matematica, anche lei lo era. Poi, insieme a Charles Babbage, ha creato il suo primo algoritmo. Insieme hanno creato quello che era un sogno, poi è diventato realtà, del primo calcolatore. Questo progetto viene portato avanti da MUPIM, quindi Museo Piemontese dell'Informatica. Fino a qualche tempo fa era un museo senza indirizzo, senza pareti. Da quest'anno finalmente ci sarà, non saranno più dei vagabondi e avranno una loro sede, quindi che stanno preparando, probabilmente l'anno prossimo faremo l'evento nella loro nuova sede.